Ragazze e ragazze, bentornati sul mio canale. Come prima cosa vi ricordo subito, se vi fa piacere e se vi va, di iscrivervi al mio canale cliccando al tastino che trovate proprio sotto al mio video e attivare la campanella. In questo modo sarete sempre aggiornati ogni volta che ci sarà un'uscita sul canale e che vi aspetto anche su Instagram. Come al solito trovate nickname, sovraimpressione e link diretto sotto nell'info box. È un social molto più attivo e quindi avremo modo di interagire e conoscerci di più rispetto al solo canale. Ho anche un profilo per le piante, quindi per chi ha la mia stessa passione vi aspetto anche lì. Stessa identica cosa, trovate nickname, sovraimpressione che passa sopra lo schermo e trovate comunque il link sotto nell'info, quindi aprite sempre l'info box e trovate tutti i link di riferimento per quanto mi riguarda. E vi aspetto anche su TikTok, è un social che sto amando tantissimo. Lì il video di questa cosa, di questo profumo, perché tanto lo avrete capito dal titolo e che l'avete già visto lo spacchettamento dove l'ho acquistato e tutto quanto, su TikTok faccio video molto più veloci prima spesso del canale, quindi mi raccomando, vi aspetto anche lì. E niente, penso di aver detto tutto, quindi bando alle ciance, cominciamo a parlare di un profumo meraviglioso. Allora, faccio una piccola premessa, perché ormai qua sul tubo si sentono tutte esperte di, e quando si sentono esperte di, le altre non si possono permettere di parlare di quella cosa. Io non ho mai giudicato nessuno, anche persone ci sono che parlano di trucco senza aver mai studiato, ma anche le basi, mai giudicato nessuno, perché me ognuno a casa sua può fare quello che gli pare, quindi umiltà per me è la base della vita. Quindi, siccome so che poi verrà qualcuno a commentare, come è successo già nei video vecchi dove parlavo di profumo, faccio questa piccola premessa. Ovviamente tutto quello che dico, non sono un'esperta di profumi, non mi sento esperta di niente. Io sul canale cerco solo di parlarvi di quello che mi piace, quindi come farei con un'amica a tavola, quindi non mi sento esperta di niente e non voglio insegnare niente a nessuno. Quindi quello che vi dirò su questo profumo, con Elsa che passeggia dietro, è semplicemente quello che ha scaturito a me, le emozioni che mi ha fatto provare e quello che sento io quando lo porto. E non sono esperta, come vi dicevo, ho lavorato questi 5 mesi di Idea Bellezza, quindi un pochino il naso è migliorato, diciamo, con le profumazioni, perché dovevo stare lì e venivano i fornitori, quindi dovevi prestare un po' più d'attenzione, però vi parlerò sempre come farei con un'amica, consigliandogli questo profumo. Allora, premetto che questo profumo è stato regalo da Diego, perché l'avevo già puntato. Che vuoi per la Befana, che vuoi per la Befana. Invece la solita calzetta, anche se poi alla fine mi ha comprato anche quella, e ho chiesto un profumo. Costano poco, ma sono meravigliosi. Già ho preso un altro profumo di questo brand. Sono profumi arabi, che tra l'altro avevo già imparato a conoscere da Idea Bellezza quando lavoravo con loro, perché qualcosa c'era arrivato anche lì, non questo brand qui. E sono meravigliosi questi, me ne sono innamorata. Ieri per esempio ho indossato l'altro, o quello nuovo che ve ne parlerò in un altro video. Stamattina quando mi sono alzata ancora lo sentivo addosso. Sono profumi meravigliosi. Poi il bello delle profumazioni arabe è che loro fanno, infatti tutte le loro profumazioni sono unisex, perché ogni è vero che questa è un po' per tutti i profumi, ma i loro in particolare hanno questa cosa che si comportano in maniera diversa, anche se un profumo è unisex, quando lo porto io, quando lo porta un'altra persona, un altro uomo, vanno a tirar fuori alcune note a seconda del pH della pelle, a seconda anche del sesso. Quindi questa cosa l'adoro. Poi ovviamente ci sono sempre le note, ovviamente scritto sempre le note di ogni profumazione, e alcuni sono un po' più adatti alle donne, alcuni un po' di più agli uomini, ma poi è una cosa a gusto, perché quando stavo appunto da Idea Bellezza c'erano tante donne che venivano e volevano i profumi da uomo perché gli piacevano di più. Quindi il profumo è una cosa troppo personale, quindi non può mai essere uguale a me come qualcun altro, insomma. Magari sì, abbiamo gusti simili, quindi possiamo avvicinarci con la stessa idea, ma non sarà mai uguale per tutti. Comunque, il profumo di cui voglio parlarvi è lui. A parte il pack, che trovo che sia una cosa meravigliosa, questo scrigno in velluto con le scritte dorate, quindi il profumo si chiama, prima di tutto vi dico il brand, che si chiama La Taffa, spero di pronunciarlo giusto. Questo profumo qua è Base Hollowed Amethyst, ce ne sono vari tipi, questo è Amethyst, dato anche dal colore della scatola e della bottiglia. Qui dietro troviamo il loghino che attesta la certificazione della profumazione araba. È meravigliosa anche la scatola, come vi dicevo. Qui dietro troviamo anche gli ingredienti. È un 100 ml vaporizzatore natural spray.
si apre a scrigno. La cosa bellissima di questo profumo è che qui dentro, ma già quando mi è arrivato il pacchetto, l'ho ordinato da notino, già quando mi è arrivato il pacchetto, quando ho aperto la scatola già sentivo la profumazione, è meravigliosa veramente. Troviamo questo bigliettino che vedete stava proprio qui, eccolo, e dentro ha questo cartoncino che richiama tutta la confezione del profumo. Troviamo il logo del brand, qui davanti c'è scritto appunto Body Hollowed Amethyst e il nome sempre del brand, la Tafa. E poi troviamo sempre con tutto, perché va a richiamare questo oro, gli ingredienti che dicono che comunque è infiammabile, di non mandarlo negli occhi eccetera eccetera. In inglese troviamo le note scritte. Profuma, ragazzi, questo profumo per me è stato amore. Io già me ne ero innamorata quando ho letto le note sul appunto notino, la confezione. Chi mi conosce sa che io amo il viola, quindi è stato proprio amore a prima vista. Allora cerco di estrarlo, vi faccio vedere prima la bottiglietta. Qui troviamo sempre il logo, il rilievo d'oro del brand. Qui abbiamo questa parte laccata, non laccata, in metallo, proprio fissata sulla bottiglia con questi richiami orientali dorati, il nome del profumo meraviglioso, e sotto troviamo sempre una placchetta d'oro, sempre con il nome del profumo. È stato fatto in Oriente, è un profumo altamente orientale, e la bottiglietta sembra quasi, è di vetro, ma sembra quasi a richiamare la scatola in velluto. Mamma. Intanto che me lo sono messa qua sul polso, questo è un profumo che ha una durata pazzesca, veramente lascia scia e dura tantissimo. Vado su Fragrantica, dove trovate appunto, eccolo qua, il profumo. Gli accordi principali dice rosa, oud, perché poi riprende anche il nome. L'oud poi è una nota che ritroviamo spesso, non sempre, ma spesso nelle profumazioni arabe. L'ambra, speziato leggero, vanigliato, floreale, agrumato, speziato fresco, floreale bianco e talcato. Allora, qui dice Body Hollowed Amethyst di Latafa Parfums è una fragranza del gruppo ambrato vanigliato unisex. Body Hollowed Amethyst è stato lanciato sul mercato nel 2021. Le note di testa sono pepe rosa e bergamotto. Le note di cuore sono rosa turca, rosa bulgara e gelsomino. E le note di base sono legno di agar loud, ambra e vaniglia. Allora, è una profumazione che all'inizio si sente la freschezza del bergamotto, ma leggermente unita al pepe rosa, gli dà questo aspetto piccantino che sapete, io ve ne ho parlato anche in altri profumi che amo. Il cuore è molto floreale, e appunto troviamo sia la rosa turca che la rosa bulgara e il gelsomino, che comunque è un fiore bianco, e anche questo sapete che i fiori bianchi sono le note che io tendo a preferire nelle profumazioni, e quindi gli dà questa parte floreale che per me è femminile. Poi non è detto, magari su un uomo sta bene comunque, perché essendo unisex, e poi come vi ho detto anche all'inizio, sono profumazioni appunto che cambiano tantissimo a seconda di chi li porta, quindi magari a un uomo risalta anche questa parte floreale, non è detto, però io adoro questa parte floreale, gli dà proprio una femminilità comunque non romantica, perché ha una femminilità sensuale, calda e molto molto intensa, quindi proprio come piace a me. È un profumo sicuramente invernale, anche se questa è una cosa che già vi ho detto in altri video, io se amo un profumo mi piace portarlo sempre, quindi magari durante l'estate, magari una serata particolare, perché no, lo porterei volentieri. E poi appunto nella base troviamo l'oud, l'ambra e la vaniglia, che gli danno intensità e dolcezza. È un profumo che lascia scia, un profumo che si sente tantissimo, anzi ora me lo metto perché tanto devo andare a cena. È un profumo che sulla pelle dura tanto, ma sui vestiti ancora di più. Meraviglioso, super sensuale, caldo, intenso,
Cioè, per me questo profumo qui ha tutte le caratteristiche che amo in una profumazione, perché è comunque femminile, è non troppo romantico, quindi ha quella parte un po' aggressiva, piccante, calda, che piace tantissimo nelle profumazioni, e poi ha la vaniglia, l'oud e l'ambra che mi scaldano, soprattutto d'inverno, e gli danno anche una durata maggiore, perché io ho notato che queste profumazioni, soprattutto l'oud, per me aiuta le profumazioni a durare molto di più. È meraviglioso, bellissimo il pack, costa poco perché l'ho pagato 31 euro e qualcosa, mi sembra. Poi quando l'ho preso io c'era anche un coupon, un codice sconto da mettere. E 100 ml di profumo non è niente, 31 euro, soprattutto per la durata che ha e per l'intensità che ti avvolge e che ti resta davvero a lungo. Quindi lo trovo davvero una profumazione fantastica. Se non l'avete mai provato, ve lo consiglio. Poi ovviamente dovete amare i profumi come piacciono a me, tipo a me piaceva tanto Scandal by Night, piaceva tanto The Square 2, quello col tappo rotondo rosa che non si trova più, profumazioni calde, belle, intense e femminili che durano tanto, quindi questo fa parte di quella categoria là, quindi se amate quel genere di profumi sicuramente amerete anche lui. Meraviglioso il pack, meravigliosa anche la scatola che non butterò mai perché adoro, troppo bella. E quindi era un profumo di cui volevo assolutamente parlarvi perché merita. Questo brand fa veramente delle belle profumazioni, prezzi piccoli e durata delle profumazioni pazzesche, perché ho provato anche l'altro e ve ne parlerò più avanti, quindi rimanete sintonizzati. Presto vedrete anche l'altro profumo, magari vi faccio vedere solo la scatola e la bottiglietta. Questo è più lussuoso. Questo è l'altro. Scatola semplice, normale, sempre, però in velluto con sempre questo loghino in rilievo. E questa è l'altra profumazione. Questo dentro non ha nessun cartoncino con le note, purtroppo. Meno che me lo sono perso, ma non penso che l'hanno messo magari da un'altra parte, ma no, qui non c'è. Però presto vi parlerò anche di questo, quindi mi raccomando rimanete sintonizzati, lo sto provando e sono entrambi buonissimi, quindi questo è un brand che sto amando, piano piano voglio prenderli tutti i loro profumi perché veramente me ne sono innamorata. Questo è un piccolo gioiello da avere soprattutto se siete appassionati di profumo, soprattutto per il prezzo che ha e la durata, perché è veramente meraviglioso. Se l'avete provato fatemelo sapere sotto cosa ne pensate, io me ne sono innamorata follemente. Quindi volevo condividere con voi questa piccola scoperta perché so che tanti di voi hanno la passione per i profumi e un 100 ml che costa così così poco ma che è così buono e dura così tanto è veramente una piccola chicca. Niente, vi aspetto presto sul canale per parlare anche di questo, quindi mi raccomando rimanete sintonizzati, attivate la campanellina per non perdere nessun video. Io vi aspetto anche sui social, mi raccomando, trovate tutto sotto nell'info box, l'ho acquistato da Notino. Fatemi sapere se avete qualche altro profumo da consigliare arabo buono e che ha una buona durata. Io come al solito spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato di compagnia. Se è così mettete tanti like, iscrivetevi per non perdere i prossimi video, condividete per supportare e aiutare il canale a crescere. In questo modo aiutate me, a voi non costa nulla e potrò portare sempre nuove cose sul canale. Quindi mi raccomando, un bacio e al prossimo profumo.